posta sulle falde di una collina, che con dolce e breve declivio scende nel sottoposto mare, la bella sirena, mentre posa il capo sulle verdi e profumate alture, bagna i suoi piedi nelle onde marine. Ma se queste condizioni di suolo la rendono pittoresca ed oltre ogni dire deliziosa, la inceppano pure nei suoi movimenti, di maniera che la sua vita e la sua attività si svolgono e si agitano in due sole anguste parallele che la rendono tumultuosa, incomoda e, quel che è peggio ancora, sudicia e malsana. A Napoli, alla bella sirena, impedita nei movimenti, chiusa tra il monte e il mare, gli architetti dedicano il loro sogno dorato. Il lavoro dell'architetto, e Voltaire chiamava Dio il grande architetto, ha sempre i caratteri dell'utopia, perché è sempre un progetto, un rischio anche ideale, che trova al di fuori di sé gli strumenti della sua realizzazione. Lamont Young e in modo differente Ermanno Dumesnil elaborano anch'essi per Napoli la loro utopia. Ma fanno i conti con difficoltà economiche, ritardi burocratici, complessi problemi urbanistici, incontrandosi e scontrandosi con giunte, commissioni, consigli comunali, organismi amministrativi che, di fatto, determinano le scelte urbanistiche e la nuova immagine della città, ex capitale del regno, alla fine dell'Ottocento. La mostra fotografica e la sezione documentaria, tratta dai fondi dell'Archivio di Stato, si riferiscono alle principali realizzazioni architettoniche di Young e di Dumesnil in alcune zone della città, il complesso di Villa Lucia al Parco Grifeo e Montecchia con il Chiatamone e Santa Lucia. Spaccati urbani degni di essere studiati e valorizzati e che presentano, rispetto ad altri più noti, problemi e aspetti diversi, ma ugualmente collegati tra loro e con quelli del nucleo greco-romano. Questa mostra mi sembra un'occasione particolarmente interessante per rivedere, riconsiderare degli aspetti della cultura napoletana dell'Ottocento. Questa contrapposizione fatta fra Lamont Young ed Ermanno Dumesnil mi sembra particolarmente appropriata. Nell'ambito di una città che stava perdendo praticamente il suo, aveva perso il suo ruolo di capitale, stava cercando un nuovo ruolo nella nuova realtà nazionale, si pongono questi personaggi che corrispondono. Lamont Young è un isolato praticamente, non avrà nessun rapporto con altre persone della sua classe sociale e della sua professione. Ermanno Dumesnil invece è un personaggio che rientra praticamente nel sistema che regolava la struttura economica napoletana. Lamont Young nasce a Napoli nel 1851 da genitori inglesi. Educato in Svizzera e poi in Inghilterra, si sentirà sempre inglese, come dichiarerà nel contratto di matrimonio con Ebe Cazzani. È pertanto sostanzialmente estraneo al dibattito urbanistico dell'epoca, rimanendone isolato e distinguendosi per originalità di idee e di cifra stilistica. È inventore di bombe, di lampade e di elicotteri, e anche archeologo, in una frenesia simile ad un dilettantismo ad alto livello. Anche nel suo edificare fu originale, in bilico tra il gusto neoclassico imperante, tutto ordine e simmetrie, e le suggestioni neogotiche, colorate, plastiche, poetiche. L'opera di Young va infatti individuata nelle linee squadrate, simmetriche, neorinascimentali della palazzina Grifeo, una concessione alla moda già viva a Napoli fin dal primo Ottocento,
naturale erede del neoclassicismo settecentesco. E così va ammirata nella facciata composta dell'Istituto Grenoble, più vivace plastica nel chiaroscuro delle membrature e dei busti, o nel ritmo orizzontale dei sei piani previsti per il Grand Peninsular Hotel, l'ex Bertolini, pensato dall'architetto come un monumento alla vocazione turistica di Napoli. Ma è sulle antiche proprietà della duchessa di Floridia e dei suoi eredi, a Parco Grifeo, che Young manifesta la sua vena migliore. Intorno alla monumentale pompeiana Villa Lucia, l'architetto concretizza in diverse fabbriche la sua utopia. Nel verde romantico materializza le sue scelte stilistiche, prediligendo al gusto neoclassico il neogotico d'origine anglosassone, ma attingendo anche all'eclettismo imperante all'epoca. Nel 1875, il re dei castelli in aria vi edifica il suo primo castello, il Castello Grifeo. Il muro merlato, la torre falsamente lesionata, la pietra viva della costruzione ne fanno un tipico esempio del gusto neogotico, estraneo all'uso architettonico napoletano, ma assai diffuso nell'Inghilterra del primo Settecento e nella filosofia romantica del pittoresco del francese Viollet-le-Duc. Young vi aggiunge i motivi stilistici che costituiranno la sua cifra: il contrasto cromatico dei materiali, la pianta libera dell'edificio, l'adattamento osmotico con l'ambiente. Anticipazioni, queste, dell'architettura organica del secolo successivo. Caratteristiche riconoscibili anche nello chalet svizzero, vicino al ponte del Niccolini, originalissimo nella pianta irregolare, adattata al configurarsi della roccia ed articolato intorno a un pino che lo taglia e lo supera. Ma il più suggestivo esempio della predilezione di Young per i materiali naturali, per la pietra non squadrata ma viva, evidente, plastica, è un altro castello, Castle Lamont, oggi Haselmeier, assai simile ad una tipica residenza inglese. Sto qui a Napoli dal 1965 e mi ricordo molti anni fa di aver visto quel strano castello sopra Parco Margherita, quel castello neogotico un po' strano, sembra un po' fuori posto. Non sapevo allora che era di Lamont Young e adesso mi accorgo che Lamont Young ha una certa importanza per Napoli. Addossato alla collina, arroccato, si pone in rapporto organico fra struttura e natura, fra la fabbrica edificata e l'orografia del terreno. In un'altra zona di Napoli, sulla collina di Pizzo Falcone, Young realizza altre opere e coltiva altri sogni, ispirato dalla suggestione dei luoghi, primo nucleo dell'antica Palepoli, approdo della bella sirena Partenope. Con la società edilizia Monte Echia, Young acquista le rampe, le botteghe di proprietà dell'albergo dei poveri ed altri suoli sulla sommità della collina. Qui immagina un fantastico albergo simile alla reggia di un marajà. Progetto che verrà ripreso nella sua idea ispiratrice dal comune di Napoli nel 1928. Si progettava la costituzione del Parco Monte Echia, dopo la demolizione degli edifici esistenti. Nel 1920, Young aveva costruito sulle rampe un altro castello, il Villino Lamont, noto anche come Villa Ebe, e un edificio gemello distrutto dai bombardamenti. È l'ultima creazione dell'architetto inglese, che morirà poco dopo, nel 1929. Ancora una volta astratto nel suo mondo interiore, vi realizza torrette,
pinnacoli e bow windows, giocando con la pietra naturale e i suoi colori. La bella dimora sulle rampe di Monte Echia costituisce il santuario, purtroppo spoglio delle sue memorie, dove ancora oggi si ricorda il signore dei castelli. Il fallimento dell'utopia, la mancata realizzazione della loro idea della città, è il destino comune di Young e di Dumesnil, peraltro così diversi ed anzi antitetici. Anche Ermanno Dumesnil opera nella zona di Monte Echia, rappresentato a Napoli dal fratello Oscar. Allontanando il mare con le colmate, crea grandi alberghi, edifici in stile neorinascimentale, compatti, anonimi, per una clientela altoborghese e amante dei comfort. Per la sistemazione della spiaggia di Chiaia e del lungomare, i fratelli di Dumesnil ottengono dal comune i lotti di Viale Elena, Boulevard Rettilineo, fra edifici severi, coerente ad un'idea di città ordinata, monumentale, mitteleuropea.